Buongiorno e ben ritrovati sul mio canale. In questo nuovo video vedremo altre domande di diritto penale per i concorsi della pubblica amministrazione. Secondo l'articolo 326 del codice penale, il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o servizio, comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio le quali devono rimanere segrete o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Secondo le disposizioni del codice penale, quale dei seguenti non è uno dei diritti dei pubblici ufficiali con la pubblica amministrazione turbata la libertà degli incampi? Secondo le disposizioni del codice penale, quale dei seguenti non è uno dei diritti dei pubblici ufficiali con la pubblica amministrazione agevolazione colposa? Secondo quanto dispone l'articolo 166 del codice penale, la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie? Sì, sempre. Secondo quanto disposto dall'articolo 606 del codice penale, è prevista un'aggravante specifica del diritto di arresto illegale commesso da pubblico ufficiale? No, non sono previste aggravanti specifiche. Secondo quanto disposto dall'articolo 66 del codice penale, in caso di concorrenza di più circostanze aggravanti, la pena della reclusione da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni 30. Secondo quanto previsto dall'articolo 162 bis codice penale, ammessa l'oblazione per reati puniti alternativamente con pene detentive e con pene pecuniarie, sì, ma solo per le contravvenzioni. Secondo quanto previsto dall'articolo 32 del codice penale, condannato alla reclusione in stato di interdizione legale se l'esecuzione della pena è per un tempo non inferiore a 5 anni. Secondo quanto previsto dall'articolo 61 del codice penale, una circostanza aggravante del reato aver approfittato di circostanze di pressione o tali da ostacolare la privata difesa. Secondo quanto previsto dall'articolo 62 del codice penale, l'essere concorso a determinare, levandolo insieme alla condotta del colpevole, il fatto doloso della persona costituisce una circostanza attenuante e comune. Secondo quanto previsto dall'articolo 155 del codice penale, la rimissione di querela fatta a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti coloro, ma non produce effetti per chi l'abbia ricusata. Secondo quanto previsto dall'articolo 156 del codice penale, il termine ordinario di prescrizione per i delitti è corrispondente al massimo della pena di tale e comunque non inferiore a 6 anni. Secondo quanto previsto dall'articolo 323 bis del codice penale, per reati contro pubblica amministrazione commessi di pubblici ufficiali è prevista un'attenuante, sì, nel caso di fatto di particolare tenuità. Secondo quanto previsto dall'articolo 323 bis del codice penale, per reati contro la pubblica amministrazione commessi di pubblici ufficiali è prevista un'attenuante, sì, se il fatto è di particolare tenuità. Secondo quanto previsto dall'articolo 571 del codice penale, in quale circostanza che abuso dei mezzi di correzione o disciplina in danno di una persona opposta alla sua autorità o allora affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con l'occlusione fino a 6 mesi se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente? Secondo quanto previsto l'articolo 59 del codice penale, le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute. Si completi correttamente il comma 1 dell'articolo 314 del codice penale, peculato. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità se ne appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui. Si configura reato d'abuso d'ufficio quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,
e nello svolgimento delle funzioni o del servizio intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio di un prossimo congiunto negli altri casi prescritti. Si ha un'aggravante specifica del reato di abuso d'ufficio quando il vantaggio di danno hanno carattere di rilevante gravità. Si indichi quale tra i seguenti delitto dei privati con la pubblica amministrazione: traffico di influenze illecite, articolo 346 bis codice penale. Si può configurare un reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 320 del codice penale? Sì, ma la pena è ridotta rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale. Soggetto attivo del delitto di concussione può essere un privato cittadino o no, può essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Soggetto attivo del reato di malversazione a danni dello Stato può essere chiunque estraneo alla pubblica amministrazione. Soggetto attivo del delitto di utilizzazione di menzogne scoperte conosciute per ragioni d'ufficio può essere sia pubblico ufficiale che incaricato di pubblico servizio. Tizio usurpa le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego, commette un delitto previsto dal codice penale tra i delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Un privato cittadino può essere soggetto attivo del reato di malversazione a danno dello Stato? Sì. Un pubblico ufficiale che accetta promesso di denaro o altra utilità per un atto d'ufficio già compiuto commette delitto di corruzione per esercizio della funzione senza ricadute sulla determinazione della pena. Un pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 316 del codice penale, nell'esercizio delle funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé denaro. La situazione descritta con figura di peculato mediante profitto dell'errore altrui. Un reato proprio è un reato che richiede una speciale qualifica del soggetto attivo. Un soggetto che in piazza affollata offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio e a causa delle sue funzioni commette delitto di oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 341 bis codice penale. Il video termina qua, nei prossimi video inizieremo a vedere le domande di diritto processuale civile per i concorsi della pubblica amministrazione.